TV, bentrovati. Oggi una giornata importante per la città di Fano, 160° anniversario della costituzione del corpo di polizia locale. Una giornata di celebrazioni sia religiose che civili, ma soprattutto un momento importante per conferire dei riconoscimenti a uomini e donne che si sono spesi per il nostro territorio. Assessore, una giornata importante per il corpo di polizia locale, ma per tutta la città. 160° di fondazione del corpo della polizia locale di Fano è veramente una cerimonia solenne che va ricordata nel modo opportuno, come si confà nelle grandi occasioni. È un momento per ricordare la fondazione di quella che è veramente una propagazione dell'amministrazione nei territori per garantire la sicurezza, la vicinanza ai cittadini e la vicinanza nei vari quartieri, la sicurezza stradale, e sempre di più il corpo di polizia locale riesce ad essere sentinella per conto dell'amministrazione, dei malesseri, dei desiderata, delle necessità delle varie fasce di cittadinanza e dei vari quartieri. Quindi oggi sarà un momento anche di bilanci, perché all'ultimo anno del secondo mandato di questa amministrazione ci sono tante cose che possiamo raccontare, a partire dagli investimenti, grandissimi investimenti che abbiamo fatto sul personale di questo corpo. Ricordo nel 2019, quando ho ricevuto dal sindaco la delega in giunta alla polizia locale, che insomma c'era un comando completamente da rifondare e rimpolpare, sia in termini di personale umano che di strumentazione. Ed è così che abbiamo iniziato, diciamo, a fare concorsi e nuove assunzioni per arrivare ad oggi a un comando che conta 62 unità tra agenti in strada e nei territori e amministrativi, con un investimento che è aumentato di circa 400.000 euro negli ultimi anni. Stessa cosa abbiamo fatto con la strumentazione e la dotazione delle telecamere, degli impianti di videosorveglianza. Ricordo che nel 2009, quando siamo arrivati, questo comune aveva solo 4 telecamere. Oggi vantiamo un parco telecamere di oltre 130 strumenti, tra telecamere di videosorveglianza ambientale, tra OCR di lettura targhe negli svincoli più trafficati delle strade del comune, ma anche velox e apposizioni che faremo nei prossimi mesi di altri 10 telecamere nei vari quartieri. Un investimento che fino ad ora si aggira intorno al 1 milione di euro, e altri 100.000 euro li abbiamo aggiunti proprio nella scorsa variazione di bilancio nell'ultimo mese. Quella di oggi è una cerimonia sia civile che religiosa, proprio per coinvolgere tutta la città. Ci teniamo moltissimo a vivere questo doppio momento, anche, diciamo, affiancati dalla presenza del vescovo Don Andrea Andreozzi, il nostro nuovo vescovo, che ha accolto di buon grado l'eredità di presenziare una messa in occasione di questa ricorrenza, perché il corpo di polizia locale, come le istituzioni, sono al fianco di tutti, delle autorità civili, religiosi, dei cittadini comuni, delle associazioni, e quindi questo è un segno di vicinanza che noi apprezziamo moltissimo. Ringrazio tutti coloro che oggi fanno da corona a questo corpo e questa presenza così significativa. Salutando Sua Eccellenza il Prefetto, saluto tutte le autorità qui presenti. Perché la festa sia tale, occorre che il cuore sia riconciliato. Invochiamo il nostro soccorso, la misericordia di Dio, perché ci sia pace in noi, nei rapporti con gli altri, ci sia pace tra i popoli e le nazioni. Una giornata di celebrazioni importanti per un corpo, quello della polizia locale, che vi dà un supporto importante. Un corpo, quello della polizia locale, soprattutto della polizia locale di Fano,
perché sono molto vicini a noi, sono vicini a tutte le forze dell'ordine, oltre ad adempiere i loro compiti istituzionali, quale la regolamentazione del traffico, assicurare il decoro e il rispetto delle norme, intervengono in una maniera molto forte nella sicurezza integrata, quindi in collaborazione anche in sede di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, e insieme a noi si stabiliscono i principi, i criteri per assicurare l'ordine e la sicurezza in questa città. Qual è la fotografia oggi del nostro territorio in termini di sicurezza? È un territorio sicuramente più sicuro di molti altri territori, e non solo della regione, ma sicuramente d'Italia. E ad ogni modo, come avete potuto osservare in questi giorni, c'è un dispiegamento delle forze dell'ordine molto forte, ci sono dei servizi organizzati e disposti dal questore ad alto impatto che servono proprio per assicurare la tranquillità di tutti i cittadini nella loro città. I simboli religiosi, militari, civili che portiamo ci ricordano che siamo chiamati ad una responsabilità e che siamo chiamati a porci in basso, al servizio delle persone. Oggi siamo qui a dire grazie perché in una lunga storia di presenza si possono scorgere i segni di una dedizione e di una risposta piena alla missione assegnata. Don Andrea, durante l'omelia ha parlato di servizio e dedizione rispetto al nostro corpo dei vigili. Sì, oggi il Vangelo è proprio adatto. Naturalmente non si applica soltanto al corpo della polizia locale, che è in festa e che giustamente merita il plauso e il riconoscimento di tutta la città, compreso il Vescovo e la nostra diocesi. Però il Vangelo è proprio significativo perché restituisce il senso vero di ogni autorità, di ogni servizio, di ogni compito che si fa, che si svolge all'interno della comunità sociale, civile, all'interno di ogni gruppo. E quindi sono state parole, quelle che abbiamo trovato oggi, da una parte sferzanti perché ci impongono ancora una volta un senso di responsabilità e di grande coscienza. Dall'altra sono sempre parole di consolazione, sono una buona notizia, soprattutto preziosa per questo tempo. È stato importante inserire anche la cerimonia religiosa all'interno di questo momento di festa. Sono contento che il programma preveda anche questo momento di preghiera, di fede, di incontro, che è aperto a tutti e che certamente ci aiuta anche a chiedere aiuto al cielo per il nostro servizio che svolgiamo sulla terra. Poi naturalmente il programma ha anche una sua dimensione più laica, più aperta alla cittadinanza, però sono contento che di aver trovato questa buona e bella tradizione di prevedere anche la Santa Messa, anche questo momento di festa qui in Episcopio mi rallegra moltissimo. Comandante, un momento di festa ma anche un'occasione per fare un piccolo bilancio. Sì, oggi ricorre il 160° anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Locale di Fano. È un momento, sì, dove noi facciamo un bilancio sulle attività svolte, ma soprattutto una riflessione anche sull'importante ruolo svolto dalla Polizia Locale, che è la forza così, di polizia più vicina al cittadino, quella che è più vicina alla comunità. Ed è per questo che c'è un grande impegno per essere sempre più presenti sul territorio. Quest'anno siamo riusciti ad implementare le risorse, ad avere delle nuove assunzioni, abbiamo implementato anche le risorse strumentali e tecnologiche, dotando il personale di strumentazioni che sono utili per svolgere al meglio il servizio e anche investendo un pochino sul parco macchine. Questo ci ha consentito di svolgere questo servizio maggiore sul territorio, come dicevo, in particolare nelle zone più periferiche, i quartieri, non tralasciando assolutamente il centro storico, dove abbiamo sempre una pattuglia che lo presidia sia di mattino che di pomeriggio e quando riusciamo anche la sera, e tanti servizi vengono fatti anche congiuntamente con le altre forze di polizia, carabinieri, commissariato, guardia di finanza, insomma, che ringrazio perché sono di utile ausilio a beneficio poi di tutta la comunità.
Grazie, la giornata di oggi è stato anche un momento per consegnare degli attestati. Sì, la cerimonia l'abbiamo iniziata proprio nel nostro comando ed abbiamo consegnato delle attestazioni che ci ha rilasciato la Regione, che anche questa ringrazio, che ha riconosciuto il merito a coloro che hanno svolto servizio in periodi di difficoltà come il periodo proprio pandemico. E quindi le attestazioni con anche un nastrino sono state consegnate a tutto il personale che ha lavorato in quel periodo. E un altro riconoscimento ci è arrivato anche dal Comune di Senigallia, perché anche qui ringrazio il sindaco che ha riconosciuto il merito a chi si è reso disponibile a prestare servizio in ausilio nel momento di difficoltà in cui sono stati alluvionati. Consigliere Matteo, per me il vigile è la prima persona che rispetta e sa le regole di tutti i tipi. È come un familiare che ti protegge cercando di insegnarti le regole per essere un gentile cittadino. Un vigile di questo tempo deve essere responsabile perché la pista ciclabile sta diventando pericolosa per via delle macchine. Marta e Giorgia del Consiglio dei Bambini e delle Bambine di Fano, come avete collaborato con il Corpo di Polizia Locale? Sono venuti nelle nostre scuole e nelle palestre abbiamo fatto dei percorsi in cui ci dicevano i segnali stradali e facevamo tipo... Era un gruppo che erano i pedoni, un gruppo le macchine, un gruppo i ciclisti e c'erano i percorsi in pratica quando le macchine si fermavano e facevano passare i pedoni. Le bici quando dovevano attraversare si facevano finta di scendere dalla bici e attraversavano e poi risalivano. E questo lavoro è inserito in un progetto che voi avete fatto? Sì, a scuola ci andiamo da soli. In che cosa consiste questo progetto? Consiste in tutte le mattine andare a scuola da soli o accompagnati dagli amici o dai genitori e in teoria questo lavoro incomincia dalla quarta elementare e però ci sono anche le persone più grandi e accompagnano anche i fratelli o le sorelle più piccole. Bene, e come vedete voi il ruolo della polizia locale? Che cosa rappresenta per voi questa figura? La polizia locale ci aiuta ad attraversare la strada, a volte con la paletta ci fa attraversare e così anche se uno è in ritardo riesce ad arrivare abbastanza in orario a scuola senza dover aspettare 3 ore. Perfetto, grazie mille. Un impegno istituzionale mi porta ad essere in un altro paese, ma ci tenevo ad esprimere in questa ricorrenza un messaggio di saluto, un messaggio che vuole essere un messaggio di rispetto, di ringraziamento a tutti gli agenti, sottufficiali, ufficiali, alla comandante della Polizia Municipale di Fano, per l'impegno dimostrato in questo anno, perché ovviamente questa ricorrenza è anche un'occasione di bilancio, ma lasciatemi dire anche per il lavoro svolto in questi anni. Molto spesso, troppo spesso, i nostri agenti si trovano a dover identificare le vittime. Ci tengo a ricordarlo anche in questa occasione. A comunicare il decesso alle loro famiglie, a trattare i loro oggetti personali rimasti in strada, a seguire le indagini con la procura e anche a testimoniare durante il processo. Beh, su questo vorrei fermarmi un attimo con voi. Per dire che non c'è corso di formazione o laurea e nemmeno esperienza che conti,
per questo difficilissimo compito. Non posso che mostrare rispetto e vicinanza ai nostri agenti. Il mio personale ringraziamento lo sento doveroso. Grazie per quello che fate. Quanto è importante la collaborazione fra il corpo di polizia locale di Fano e i bambini? È fondamentale, perché quello che noi sosteniamo è che i bambini possano avere il diritto di uscire di casa da soli senza essere sempre accompagnata dagli adulti, e in questo i bambini hanno cominciato e sanno che il vigile può essere una figura di riferimento, sempre presente nei loro spostamenti quotidiani, prima di tutto per andare a scuola, ma non solo, e quindi è importantissimo, insomma. Quindi Fano è una vera città dei bambini e delle bambine? È una vera, ci stiamo lavorando tanto e tanti bambini partecipano ai nostri progetti, quindi sicuramente è una cosa che le famiglie, la scuola e la città, i quartieri cominciano a vedere in modo sostanziale, però c'è tanto ancora da fare, ovvio. Grazie. Voglio però sottolineare il contributo che la Polizia Locale di Fano dà per la sicurezza integrata, collaborando col signor Questore e con tutti i vertici delle forze di polizia ad assicurare, diciamo, con diversi interventi, anche come dice il Questore, ad alto impatto, ad assicurare, dicevo, per i cittadini un vivere sereno nel proprio ambiente. Il ringraziamento più grande lo devo proprio al personale del Corpo di Polizia Locale, a partire dai vicecomandanti, ufficiali, agenti e personale amministrativo, donne e uomini che lavorano instancabilmente con dedizione per garantire la sicurezza dei cittadini, a cui sono particolarmente grata per l'impegno profuso ogni giorno. Di una scuola tra le note è presente nelle principali manifestazioni della città. Sì, con grande piacere, quando occorre in queste manifestazioni i bimbi si mettono in gioco, la scuola si mette in gioco e quindi siamo ben felici di esserci, anche se con minimi interventi, ma importanti e fondamentali. Come collaborano i bambini in queste manifestazioni e quanto è importante coinvolgerli? Coinvolgerli è importantissimo, perché oltre alla preparazione che si fa a scuola, quindi far bene i brani, il testo, la musica, l'accompagnamento, e anche il comportamento, come poi devono comportarsi in pubblico, ma anche il ripassare le cose, far parte di una comunità e che poi coinvolge anche i genitori, perché i genitori li accompagnano, mi chiamano se buongiorno non hanno il testo, e quindi è importantissimo.